Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind E bella a tutti dal prof, buonasera, spero che stiate bene, bentornati in questo canale nella nuova stagione 2023-2024 che cominciamo quest'anno col botto. E infatti abbiamo qui con noi quello che ormai è diventato un caro amico, il professor Gabriele Boccaccini, ciao Gabriele, buonasera da come stai? Ciao ciao a tutti, è sempre un piacere essere con te e con tutti i tuoi ascoltatori. Allora Gabriele, qui non sei stato invitato a pettinare il bambole, ma questa sera affrontiamo un argomento che ci preme molto, cioè perché si tratta di una questione che ci tiene da tutti sulle spine, per la verità ci tiene tutti sulle spine da parecchi secoli, Ecco, quindi non so tu cosa ne pensi a riguardo, perché si tratta di una vecchia questione, una questione che è stata però rilanciata. Ultimamente, da un autore e da un libro di cui si è parlato molto almeno tra noi che siamo appassionati di questi argomenti, che siamo un po' addetti ai lavori, che siamo un po' diciamo gli esegedi della domenica, ma anche insomma dei giorni feriali e che ci occupiamo. Uh, io parlo per me, non per te, ovviamente, perché tu sei un professionista del settore, e, insomma. E Gabriele, ti ho invitato qui perché tu, una volta per tutte, ci dia una risposta chiara alla domanda. Ma, insomma, è vero che Paolo, Paolo di Tarso, San Paolo, ha inventato lui il cristianesimo? Dunque, eh, no, eh, no in questi termini. Eh. Poi, naturalmente, tutte le affermazioni hanno sempre anche una loro parte di verità, quindi... Eh, eh, dire, dovrei dire no ma ecco. Eh, e quindi chiarire anche un po', e credo questa sia la cosa più utile, chiarire un pochino anche come è nata questa idea e quale funzione ha avuto questa, questa idea. Dunque, innanzitutto, come dicevi te, è un'idea un antica. È un'idea antica addirittura dei secoli, la troviamo per la prima volta addirittura nel X secolo, quindi nel, nel, nel Medioevo, eh, nasce in ambito in ambiti ebraici, eh, per eh, sottolineare come Gesù a, fosse un buon ebreo, quindi come Gesù appartenesse all'ebraismo, mentre invece eh, la responsabilità della, della nascita del, del cristianesimo dovesse essere attribuita a qualcun altro e quindi anche la responsabilità della frattura con l'ebraismo dovesse essere attribuita a qualcun altro. Ecco allora che il, eh, che il colpevole diventa, diventa Paolo. Eh, Gesù è, è, è il buon ebreo, non ha, non ha mai inteso eh, abolire la legge. La legge giudaica non è mai inteso uscire dal, dal cristianesimo, mentre invece questa frattura eh, avviene da parte di un autore eh, che sia sì, ebreo ma è ellenizzato e quindi è già ai margini, e quindi è colui che porta fuori il che crea una nuova religione. Quindi è, è un apostata, è un, un traditore del, 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 del giudaismo. Questa tesi, poi, dopo è stata ripresa anche in ambito accademico, quindi stiamo parlando non di, un, di, una, eh, di una tesi senza alcun fondamento, senza alcun spessore. Ecco, è stata ripresa anche in ambito accademico, eh, diciamo, eh, soprattutto fa, ecco, diciamo, soprattutto un secolo fa. E ha avuto anche una certa funzione importante, perché eh, attraverso questa affermazione si tendeva a sottolineare. Come il lavoro di Paolo non fosse stato semplicemente quello di aver messo eh, in pratica o di aver eseguito i comandi di Gesù, ma eh, da parte dei, dei, discepoli, eh, dei discepoli di Gesù, eh, dopo la morte di Gesù, ci fu un intervento creativo. Cioè il, la, la, in pratica, dalla fede di Gesù si, si passa alla fede su Gesù. Quindi. Eh, si entra in una fase nuova, diversa, creativa. Eh, quindi Paolo non è semplicemente l'esecutore testamentario di Gesù, ecco, cioè è, un, è un pensatore eh, creativo che si inserisce in un processo di formazione eh, di, una, di una fede che si basa sulla figura di Gesù e infatti è stata presa anche seriamente, diciamo, anche da parte di teologi. Eh, cristiani, come per esempio eh, Bultmann, Rudolf Bullman, il quale eh, l'ha utilizzata per indicare come in realtà la fede cristiana non si basi tanto sul Gesù storico, ma sul Cristo, eh, sul Cristo risorto. Ecco, quindi, in, eh, e diciamo da allora in poi eh, questa idea che in qualche maniera ci sia una discontinuità. Non necessariamente una frattura, ma una discontinuità tra il Gesù storico e l'interpretazione che del Gesù storico è stata data dal suo discepolo. Questa idea, anche grazie diciamo, a questo slogan di Paolo, inventore del cristianesimo, è entrata a far parte eh, della eh, ricerca su Paolo. Eh, però al tempo stesso eh, oggi è un'idea un eh, superata perché, perché questa idea mh, presenta dei problemi seri formulata in questi termini. Ecco, Io se vuoi ti direi quelle che sono i, il, il, le ragioni principali. Io direi per tre ragioni principali. Prima di tutto, perché il passaggio, il processo di passaggio tra il Gesù storico. E il Gesù della fede o meglio tra la fede in Gesù e la fede su Gesù comincia già prima di Paolo eh, Paolo ricevendo il battesimo eh, non aderisce direttamente agli insegnamenti di Gesù ma si colloca in una tradizione che è già nata prima di lui una tradizione che fra l'altro lui ha perseguitato quindi non è all'inizio del processo, Paolo non è l'iniziatore di questo processo, Paolo si colloca all'interno di questo processo. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che, pa è che questo processo di eh, nascita del cristianesimo come fede autonoma del giudaismo non si completa con Paolo, ma addirittura è un processo che eh, va avanti per, per secoli. Per alcuni secoli prima che si possa dire compiuto. Quindi Paolo non è né l'iniziatore del processo di separazione del cristianesimo dal giudaismo, né colui che lo porta a compimento, ma è un, eh, è un elemento di questo processo. Quindi, eh, diciamo così che eh, isolarlo come il fondatore, ecco, del, del, del cristianesimo, veramente non ha senso all'interno di un, di un di un processo di cui lui svolge, cui lui svolge un ruolo importante, ma non è l'unica voce. E finalmente, l'ultimo elemento è che questa idea che Paolo crea il cristianesimo per un influsso esterno dall'ebraismo, un flusso ellenico, ellenizzante, addirittura un riferimento alle regioni misteriche separandolo nettamente, criticandolo, eh, criticando il giudaismo, addirittura rinnegando il giudaismo, eh, questa è un'idea ormai completamente eh, superata perché si tende a vedere invece eh, paolo e G gesù e paolo all'interno del giudaismo del, del secolo eh, se mi metti io ho preparato alcune schede in un paio poi se metti la scheda 8 eh, ti, faccio, ti faccio oggi ripeto è una tesi superata l'ultima persona che l'ha eh, ripresa a livello accademico è William Maccoby eh, nel 1986, ma già allora era una tesi così vecchia, diciamo così, che non ha avuto alcun eh, seguito, diciamo così, è più un epigono. Ecco, dopo il 1986 non c'è nessuna opera eh, accademica che abbia ripreso questo eh, assunto se non alcune opere. Più di tipo letterario o, o di fiction, per esempio, voi tutti ricorderete la famosa scena nel film di Scorsese, L'ultima tentazione di Cristo, dove, dove sì, Infatti, Gesù sì, incontra, sì. Dio Gesù incontra, incontra Paolo, San Paolo e dice: Ma chi sei tu? Insomma, quindi ci sono problemi di, di riconoscimento. E Paolo, e Paolo risponde: eh, Ma io non predico te, io predico il Cristo. Il Cristo risorto, ecco, diciamo così, e, e, è stata ripresa anche in, in, in pubblicazioni italiane. Soprattutto io qui ho messo due, due copertina. Perché una è la traduzione di un testo di Wilson, il titolo in inglese era diverso: The Mind of Apostles, cioè non aveva nulla a che fare, ma in italiano, il titolo italiano viene, viene riscritto il l'uomo che inventò il cristianesimo. Eh, e, e poi da Riccardo Calimani, questi non, diciamo, non sono specialisti, sono eh, interpreti eh, intellettuali che, che affrontano questo, questo discorso e siamo ancora alla fine ormai del... del, Scusate, del... ti posso fare una domanda, ma Meccobi sì. bro... sosteneva proprio la tesi che Paolo avesse creato il mito di Gesù? Eh sì, diciamo così, riprendeva non in termini così... Mh, recisi ma eh, il mito diciamo il mito del, di Gesù come eh, salvifico insomma eh, come salvatore insomma eccetera eccetera è attribuito eh, a Gesù ma ecco un pochino si rifà questa tradizione che ripeto è ancora mh, molto diffusa anche in ambito ebraico dire Gesù era ebreo e Paolo no ecco cioè <ride> Paolo è cristiano Gesù, Gesù è ebreo Ovviamente riflette anche un, una, una tradizione in cui, um, in cui eh, il cristianesimo e l'ebraismo sono visti come elementi antitetici senza alcuna possibilità di riconciliazione o di, o di continuità, o ossia ebrei o se cristiani. Quindi, eh, eh, quindi Gesù è ebreo, è un ebreo come tutti gli altri e eh, Paolo invece no, Paolo invece è un, ha, ha inventato, ha fatto di, di, di Gesù. Ora, ci sono ovviamente degli elementi creativi, nuovi, diciamo, nella teologia paolina. Quindi Paolo contribuisce alla formazione, io non mi piace il termine invenzione, alla formazione di quello che poi diventerà il cristianesimo, ma eh, molto più, più tardi. Oggi ci sono studiosi che, che non, preferiscono non parlare nemmeno di cristianesimo nei primi secoli. Eh, perché il eh, cristianesimo esiste soltanto quando poi si definisce come religione autonoma eh, dal, dall'ebraismo con una sua struttura particolare. Ma questo avviene in periodo molto successivo a quello di Paolo. Comunque non è quello di cui si discute oggi nella, nella critica eh, su Paolo. Eh, quindi, che cosa dicono oggi i, gli studiosi? Cioè qual è la tesi prevalente oggi tra gli specialisti? Ovviamente, eh, ovviamente ci sono differenze di opinione, ovviamente cioè non, non è che ci sia una risposta univoca, però io, si, si può parlare di alcuni eh, capisaldi diciamo, sui quale si fonda la critica eh, contemporanea su Paolo, anche se poi questi sono rinterpretati in, in maniera diversa. Dice, io li, li definirei come tre capisaldi principali. Il primo è che il giudaismo del Secondo Tempio non è affatto quella religione legalistica ed esclusivista che è stata descritta per secoli di pregiudizio cristiano. È una religione universalistica che riconosceva la possibilità di salvezza al di fuori dei confini del proprio gruppo e eh, quindi non è una religione esclusiva. Ed era una religione a pari del, quello che poi sarà il cristianesimo, una religione fondata sulla grazia, non una religione legalistica legata alle minuzie eh, o, al, mm, o, o a delle minuzie legalistiche eh, o a una religione di autogiustificazione. Questo è qualcosa che è completamente ormai fuori dal, dal, da ogni tipo di interpretazione di, on, di ogni riflessione sul pensiero, sul pensiero di Paolo. Si sottolinea la diversità, si sottolinea la, il, eh, la varietà, la ricchezza, la vivacità della, della, della religione, delle espressioni giudaiche nel, nel, nel primo secolo. Questo ovviamente, questa idea eh, negativa diciamo, dell'ebraismo come religione inferiore, come religione legata alle minuzie della legge, eccetera, eccetera appartiene. Al passato non solo appartiene al passato, appartiene a un passato antisemita che ha creato <ride> delle tragedie, ecco diciamo. Secondo punto è, è l'idea che Paolo non si è mai convertito, cioè noi chiamiamo quella che noi chiamiamo la conversione di Paolo non è una conversione da una religione all'altra, per semplice fatto che al tempo di Paolo il cristianesimo non esisteva ancora. A maggior ragione se l'ha inventato lui. <ride> non esisteva ancora come religione separata dal, dall'ebraismo, esisteva come movimento messianico all'interno del giudaismo. Del, del secondo tempio: quindi la infatti, separazione... scusa se ti interrompo un attimo. Cioè Atti eh, descrive, poi descrive più volte la cosiddetta conversione per San Paolo. Ma sembra più un incontro che una conversione. Sì, infatti, esatto, è una rivelazione. Non si parla, non si parla mai di conversione eh, nel, 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 nei tempi antichi, si parla si parla di metanoia, non si parla mai di conversione, si parla di apocalisse, di rivelazione. Paolo riceve una rivelazione. Possiamo, chiam possiamo chiamarlo una chiamata una vocazione ecco tanto diciamo che oggi si preferirebbe parlare della vocazione di paolo non, non della conversione di paolo certo è qualcosa è un evento che cambia il, la vita di paolo che cambia il suo modo di rapportarsi eh, eh, con la religione ebraica cambia il suo modo di, di interpretare la religione ebraica ma questo l'abbiamo detto tante volte non è un cambiamento di religione, non è un, un ricetto della religione ebraica. Paolo continua a definirsi ebreo. Paolo, come Gesù, nasce, vive e muore ebreo. Se avessero detto che apparteneva a un'altra religione non avrebbe capito di che cosa si parlava. Ecco, cioè, su questo bisogna essere molto, molto eh, chiari. Diciamo. Quindi eh, questa idea anche del, del Paolo che ricetta... Eh, l'ebraismo, in, in modo da fondare il cristianesimo è assolutamente fuori dalla prospettiva contemporanea. E di nuovo, eh, che è una conseguenza da questo, il terzo punto è che l'esperienza religiosa di Paolo, qualunque sia stata, anche nei suoi elementi di grande novità, perché appunto, ora qualche volta dice Paolo non ha fondato il, il, il cristianesimo, quindi Paolo si è limitato a diffondere quella che era la legione di Gesù, no. Eh, Paolo ha introdotto delle novità importanti che per lui naturalmente sono fondate sul suo incontro col Gesù risorto. Paolo non aveva nessuna conoscenza sul Gesù storico, diciamo così. Eh, quindi è una religione fondata sulla sua esperienza del, 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 del Gesù risorto, che però si sviluppa, viene viene diciamo, sviluppata, viene presentata all'interno di quella che è la tradizione eh, giudaica eh, del, del, del Tempio di Giù, quindi l'esperienza di Paolo va compresa all'interno di quello che è la pluralità dei movimenti, gruppi. Eh, Paolo è un ebreo che discute con altri ebrei, è un ebreo Cristiano, tra virgolette, non nel senso che appartiene al cristianesimo come religione separata, ma nel senso che lui è un seguace eh, di Gesù e quindi appartiene a un certo determinato gruppo. Eh, ma la sua riflessione rimane all'interno per dare un pochino un'idea. Io, se puoi mettere la scheda eh, 11, poi 12 e 13 per, per individuare quelle che sono le, le, le linee principali. Eh, della ricerca che si muove soprattutto su due linee principali. Una è la cosiddetta nu nuova prospettiva su Paolo, che è stata quella inaugurata da E. P. Sanders eh, e con il suo libro Polen Palestinian Judaism, Paolo il giudaismo palestinese, che è stato anche tradotto eh, in italiano, tra l'altro da Mauro Pesce. Eh, 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 è un testo fondamentale pubblicato nel 1977. Eh, in edizione italiana nel, nel 1986 e Sanders è stato il, il, eh, diciamo, il primo a veramente mettere eh, l'accento sul fatto che sì Paolo crea un modello eh, eh, religioso che poi è diverso da quello del patto mosaico ma la struttura del pensiero paolino è non semplicemente influenzata dall'ebraismo, è una struttura ebraica perché il patto con Gesù è espresso negli stessi termini con cui è espresso il patto mosaico, cioè un dono di grazia da parte di Dio, e quindi le opere sono una, eh, un risultato, una conseguenza, un'espressione di questa grazia ricevuta. No? Quindi questo mettere in contrapposizione il cristianesimo in religione di grazia con l'ebraismo che invece è una, una religione delle opere, eh, non ha alcun senso. A, aveva senso nella, nella teologia della Riforma, ma non ha assolutamente senso dal punto di vista storico, perché l'ebraismo non è affatto una religione legalistica eh, eh, contrapposta al, alla religione di grazia del, del, del cristianesimo. Eh, al contrario, eh, l'ebraismo, il patto, il, la, la legge, è un dono di grazia, al quale poi eh, si risponde attraverso l'esercizio delle opere, ma il, ma il meccanismo che Paolo presenta nel rapporto fede-opere è lo stesso che ritroviamo anche nel patto mosaico. Quindi diciamo, pur presentando la nuova prospettiva su Paolo di Sanders, Dan, anti Wright, eccetera, pur presentando eh, il Paolo come il teologo, non l'inventore, ma come il teologo, l'espressione di una nuova forma. Eh, Religiosa che poi eh, si, eh, si differenzierà dal, 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 dall'ebraismo, eh, però mantiene questo, sottolinea questo aspetto di come la struttura del pensiero ebraico resti eh, profondamente ebraica. C'è che, beh, andiamo nella scheda successiva, c'è che è andato oltre, e questa è la cosiddetta Paul within Judaism perspective. Eh, cominciata Diciamo eh, con John Gager, Paola Freddison, Mark Nanos, Matthew Thyssen. Ci sono molte persone oggi che eh, seguono questa linea, che è quella un po' più, più eh, radicale. Le quali invece non soltanto eh, mostrano come il pensiero di Paolo sia nella sostanza, nella struttura ebraico, ma come Paolo è, rimanga sostanzialmente all'interno del pensiero ebraico e la sua visione del, della, del, della, eh, teologica, eh, non implichi una eh, posizione sostitutiva rispetto al patto mosaico, ma una posizione che invece si aggiunge, cioè il dono di grazia, la giustificazione per fede che Paolo presenta come è nuova e più perfetta via di salvezza non sostituisce la legge mosaica o la legge naturale ma si affianca ad esse come via principale eh, di salvezza ovviamente per paolo la salvezza è in cristo eh, ma eh, cristo è anche il fondamento della legge naturale ed è anche il fine della legge mosaica quindi il Cristo include, eh? Cristo è l'unica e inclusiva via di salvezza, cioè è il Cristo include in sé eh, sia la legge eh, naturale, sia la legge mosaica, che la giustificazione in, in Cristo. In italiano, andiamo all'ultima all scheda, in italiano purtroppo mh, nessuno di questi testi fondamentali del, della... Paul Within Judaism della prospettiva di, che legge Paolo entro il giudaismo del secondo tempio è stato, è stato tradotto ma esistono eh, alcuni testi che si collocano in questa direzione a cominciare dal testo di Mauro Pesce l'esperienza religiosa di Paolo e poi scusate il mio testo le tre vie di salvezza di Paolo eh, ebreo che eh, anche questi questi testi hanno sottolineato con molta forza l'aspetto del che Paolo non si è mai, eh, non si è mai convertito, cioè non c'è non è, non una eh, conversione eh, a una religione staccata. Quindi, ripeto, questa idea, l'idea di Paolo, inventore del cristianesimo, una tesi che ha avuto nel passato una sua funzione, ripeto, per sottolineare l'intervento creativo di Paolo e l'intervento creativo anche del, dei primi cristiani che non, che non semplicemente eseguono le ordini di Gesù c'è una trasformazione profonda che avviene all'interno del, del pensiero eh, di, che, di quel processo diciamo, che Gesù ha messo in moto eh, oggi diciamo <ride> l'idea soprattutto del fondatore non torna perché eh, è un processo, non è una persona, è un processo che comincia già con Gesù, poi trova la sua prima fase di sviluppo già prima di Paolo, perché Paolo si unisce a un movimento che già esiste, è un movimento che lui ha creato. Insomma, non è una cosa che Paolo può aver fatto tutta da solo. No, no, questo è, questo è un... Il... E poi uno dovrebbe dire dal punto di vista proprio che, che insomma, allora è più, è più, sarebbe più corretto dire che Paolo non era cristiano. Perché, è, logicamente, cioè, lo so che anche questa è un'espressione paradossale, però, però perlomeno è un po' più corretta perché non siamo, il cristianesimo non ha ancora preso la sua forma definitiva, quindi se noi... Pensiamo al cristianesimo eh, come eh, diciamo come un, un, un sistema eh, teologico costituito, formato, allora bisogna aspettare dei secoli perché questo processo prenda, prenda questa, eh, questa forma. Ma eh, credo sai. Diciamo... Non so se condividi questa mia osservazione. Eh. Scusa, forse dovresti abbassare un pochino il volume del tuo computer perché sento un ritorno fastidioso. Non so se è colpa mia. Eh, ma lo vediamo poi, ti ripeto, l'ho provato a fare. Ok, allora, infatti adesso si sente meno. Ehm... Allora, volevo, volevo dire questo: cioè, um... Ho l'impressione che molte eh, perplessità diciamo, tra mh, i meno esperti, i meno addetti ai lavori, mh, i meno informati sia quello che si tende a considerare l'ebraismo. Soprattutto quello appunto ai tempi di Gesù, quasi come un'unica dottrina, mentre invece esistevano diverse correnti, c'erano molte forme, molti diversi modi di essere giudeo e quindi, insomma, i cristiani in questo non facevano molta eccezione, È corretto o no? Esatto, esatto. E, e, diciamo noi abbiamo potuto, ripeto, nel passato o se ebrei o se cristiani. C'è cioè via di mezzo. Eh, questi sono due sistemi monolitici, eh, del tutto incompatibili e senza alcuna relazione, perché eh, eh, dal punto di vista cristiano si diceva che il cristianesimo è una nuova rivelazione che si sì, compie l'insegnamento dei profeti, ma non nasce dall'interno del giudaismo del Secondo Tempio. Nasce attraverso un processo ecco, di sviluppo all'interno del, del giudaismo dal punto di vista ebraico, ovviamente si, si diceva che l'ebraismo è una cosa sola, che è poi quello che poi sarà codificato dai rabbini, ed è sempre stato così, e non ci sono stati eh, forme di ebraismo alternative o diverse, ecco. noi oggi sappiamo che questo non è. Eh, non è corretto dal punto di vista storico. Prima di tutto, perché il giudaismo del Secondo Tempio non è identico a quello che è il giudaismo che sarà poi creato, sarà poi formato dai rabbini, i quali rappresentano un gruppo religioso non meno innovativo e non meno creativo del gruppo cristiano. Eh, questo vi bisogna dirlo: ecco: cioè, eh, quindi non c'è un vecchio dal quale poi, su quale poi si pone un nuovo completamente nuovo. Eh, anche poi il cristianesimo è molto più conservatore di quanto, di quanto normalmente si tenda a dire. E eh, eh poi eh, ovviamente c'è questo discorso della diversità. Eh, eh, il problema di Gesù o di Paolo non è se erano ebrei o se avevano inventato qualcosa di diverso o chi, chi l'aveva inventato. Il problema è che tipo di ebreo Gesù fosse o che tipo di ebreo Paolo fosse, come si ponessero in confronto agli altri ebrei e agli altri gruppi ebraici. Ovviamente questo non vuol dire che non ci fossero discussioni, che non ci fossero anche conflitti molto forti eh, eh, che avvengono sia nel caso di Gesù sia nel caso di, di Paolo, eh, che, non, che non esita certo a polemizzare nei confronti di altri gruppi giudaici. Ma normalmente per Paolo la, la, la sua idea era quella di proporre quella che secondo lui era l'interpretazione eh, corretta, il compimento del, del, del giudaismo. I suoi avversari pensavano esattamente la stessa cosa. Ti faccio <ride> che, una domanda <ride> che forse potrebbe essere chiarificatrice per chi ci ascolta e resta ancora un po' più perplesso. Ma Paolo, quanto si identificherebbe nel giudaismo di oggi? è interessante eh, per certi versi sì perché per esempio nel, nel giudaismo di oggi che è il, il figlio della riforma rabbinica c'è una fortissima componente etnica e, un, eh, e c'è una centralità di israele che per esempio paolo preserva no cioè eh, tutto il discorso di paolo anche nei tre romani sul destino di israele eh, è centrale cioè per lui la 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 nuova fede non è eh, una fede che esclude Israele, ma, ma è la fede che, che pone al centro la, le, il destino eh, e Israele, di Israele come popolo eletto, Cioè, questo Paolo è chiarissimo: eh, Dio non rinnega i patti che ha stabilito con, con Israele. Anche nei confronti della legge. Oggi gli studi più recenti tendono a dire che Paolo. Non ha mai rigettato per esempio personalmente la legge e l'obbedienza alla legge, il discorso che Paolo fa, per esempio, della non circoncisione, della non obbedienza al patto. È un discorso che è rivolto in primo luogo ai cristiani che si, eh, che si uniscono alla nuova fede di provenienza gentile. cioè, Paolo è molto duro su questo. Eh? Se volete, Paolo è contrario a ogni forma di proselitismo. <ride> Se per proselitismo si intende diventare un proselita eh, nell'accessione antica, cioè cambiare religione, eh, cambiare etnia, diventare ebreo, lui si oppone fermamente che i, eh, coloro che dal mondo gentile, dal mondo non giudaico, si uniscono alla fede, eh, alla fede in Gesù, debbano circoncidere e debbano diventare ebrei perché per lui la giustificazione per fede non è legata all'obbedienza alla legge mosaica e quindi non è assolutamente necessario che un non ebreo che diventi che, che si battezzi eh, si faccia circoncidere e diventi ebreo per lui addirittura vorrebbe dire negare il fondamento del nuovo cammino di salvezza che, di, che Gesù ha inaugurato eh, attraverso la sua morte e resurrezione, il quale viene offerto come dono di grazia a tutti, eh, mh, ebrei e non ebrei, allo stesso modo, indipendentemente dalla legge. Però per Paolo la legge rimane importante per chi è circonciso, per chi è, 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 è parte del popolo di Israele. Quello che Paolo avrebbe problemi diciamo, con l'ebraismo di oggi è esattamente poi quel, tutte quelle cose in cui lui poi si trova in contrasto con altri gruppi che rappresentano quella che noi potremmo chiamare la, una tradizione proto-rabbinica. Eh, cioè, per esempio, Paolo è un ebreo eh, messianico che ritiene che Gesù sia il Messia venuto a Israele, non solo, ma anche un ebreo che ritiene che Gesù offra una via di salvezza dal potere del male eh, e che quindi ci sia la necessità di una morte e di un sacrificio del Messia, cosa che dal punto di vista del giudaismo rabbinico semplicemente non ha senso, senso. che l'uomo non è sotto il potere del male. Ma queste idee non le inventa Paolo, queste idee erano idee che erano già parte del, del pensiero. Eh, ebraico nel tempo o di alcune componenti del pensiero ebraico del tempo. Quindi eh, Paolo si colloca all'interno di, di una discussione che allora esisteva, che allora era molto vivace, molto forte, eh, però eh, rimane sempre al, all'interno di una eh, prospettiva eh, propria del giudaismo del secondo tempio che precede la la, la separazione tra le due regioni, tra ebraismo e, il, e il cristianesimo che invece si consumerà nei secoli successivi quindi paradossalmente eh, Paolo ancora appartiene alla storia comune di ebrei cristi e cristiani no? eh, ci sono anche molti libri ora pubblicati per esempio di un'interpretazione di Paolo di una ebraica di Paolo, libri Cercano di intendere Paolo eh, alla luce del pensiero ebraico odierno, e questo è legittimo perché i testi del Nuovo Testamento sono testi che precedono la separazione, non testi che sono successivi alla separazione, e quindi le origini cristiane fanno parte sia del cristianesimo sia dell'ebraismo. Io insegno oggi all'Università di Michigan. Io insegno oggi i corsi sul Nuovo Testamento e i corsi sul Gesù Storico che sono corsi di Judaic Studies. Senti, a questo punto però la domanda inevitabilmente te la devo fare. Ma insomma, ci ha azzeccato Augias con questo libro su Paolo oppure, diciamo ha fatto un passo falso perché insomma in passato come divulgatore non era stato malissimo eh, no no devo dire a me per esempio il, il libro su il libro su gesù quello che ha fatto con con pesce limitandosi ora a quello che riguarda il nostro campo più stretto cioè clausius Gio ha scritto ha fatto dei libri a quattro mani, per esempio, molto interessanti. Poi si potrà discutere, si potrà non essere d'accordo sulle tesi presentate, certo, ma... ovviamente quello che volevo dire è che eh, Augias non è uno specialista, quindi non si può trattare, non ci si può aspettare dal libro di Augias un trattamento eh, di, di, come da parte di, di, uno, di uno specialista, perché è. Eh, Augias non è uno. Però diciamo uno... sul Gesù storico ha lavorato con Mauro Pesce, è un libro... Esatto, in quel libro, in quel libro lì ha lavorato con Paolo Pesce, che, che è il maggiore esperto italiano sul, sul, sul Gesù storico. Ripeto, uno potrà essere d'accordo, potrà non essere d'accordo, ma si discutono quelli che sono i temi discussi nella ricerca storica contemporanea sul Gesù storico quindi in questo senso è quello che si aspetta da un, da un giornalista se volete, io ho sentito magari comincia con, con la scheda numero due perché così facciamo vedere anche sì. il io ho sentito, devo dire che ho sentito del, su, delle reazioni sul web a proposito di questo libro anche a mio giudizio sono mh, francamente eccessive <coughs> per esempio Molto spesso io ho letto, ah, August non dovrebbe occuparsi di Paolo perché non è cristiano. Via. Ora, eh, siamo seri, eh, ci sono libri scritti da non cristiani su Paolo e su Gesù che sono eccellenti e ci sono libri scritti da cristiani su Gesù e, e, e Paolo che fanno pena. Cioè, eh, questo discorso qui non c'entra assolutamente niente. Un'altra obiezione che io ho sentito è Gesù, ma, ma Augias non è eh, uno specialista e quindi non dovrebbe, è un giornalista, è un critico letterario e quindi non dovrebbe parlare. Ecco, anche questo discorso secondo me non è una critica seria: perché ci sono e ci sono stati. Abbiamo fatto già l'esempio del libro di, di Augias eh, su, su Paolo, volevo farne un altro se, se sbaglio. La scheda 3, la scheda 3 ci sono e ci sono stati del, dei giornalisti che hanno fatto un servizio enorme alla ricerca contemporanea. Volevo richiamare questo esempio perché è l'esempio di Edmund Wilson, è un esempio del, del 1955, ricordate i manoscritti del morto furono scoperti nel 1946. All'inizio questa scoperta andò un po' sotto silenzio, era conosciuta tra gli specialisti ma non era una, eh, una scoperta che, aves, che interessasse il grande pubblico. Finché questo giornalista, Edmund Wilson, che era un giornalista del New Yorker, cioè la principale, allora era, erano più le testate giornalistiche, più che la televisione, al centro della vita culturale americana. Diciamo che Edmund Wilson era una specie di... di di Corrado August americano o una specie di Piero, Piero Angela, Angela. <ride> ecco, un grande, un grandissimo divulgatore e soprattutto una persona molto attenta a quello che lui, lui si rese conto da giornalista che quello che stava succedendo non era una scoperta come tante altre, era la scoperta del secolo. Era qualcosa che aveva delle implicazioni enormi eh, sulla. E quindi pubblicò questo libro nel 1955, pochi anni dopo la scoperta del mondo, che ebbe un successo enorme. Fu tradotto in tutte le principali lingue, compreso l'italiano. Qui vedete anche la copertina. Nel 1958 fu, pubblico, fu, fu tradotto in italiano. Fu, fu Edmund Wilson che trasformò la scoperta dei manoscritti del non morto tra una... Eh, diciamo così, tra un, un evento conosciuto tra gli archeologi e gli studiosi a un fenomeno meniatico, un fenomeno di massa. Quindi, diciamo, fece un enorme servizio alla, alla comunità scientifica. Quindi, l'obiezione che un giornalista o un critico letterario non dovessero, non dovrebbe, diciamo così, parlare di cose di cui non è eh, certo, un'opera di un giornalista o di un critico letterario non va valutata. Sulla base eh, delle, su, delle sue conoscenze personali, ma va valutata sulla sua capacità di interpretare quelle che sono le tendenze più recenti, più contemporanee eh, del, del, della ricerca contemporanea, nella capacità poi di rendere fruibili a un pubblico più vasto. E in questo senso che io devo dire la verità che un po'. In questo per questo libro Augias mi, mi ha un pochino eh, eh, deluso sono molto sincero ripeto, lo dico con rammarico perché io sono eh, eh, ho sempre avuto una grande eh, eh, stima e considerazione del, del, del suo lavoro sono convinto che ci sia bisogno di, eh, per di critici letterari e di giornalisti che facciano un lavoro di alta divulgazione cioè questa è, un, è una cosa molto eh, importante e ripeto August ha dimostrato anche di esserne capace in realtà se vogliamo passare alla scheda 15 ci sono dei problemi seri questo è il, è il, è il libro sì. su, su, è eh, di August sui di Gesù ecco questo perché questo perché quali sono i problemi prima di tutto io mi sarei aspettato da eh, August eh, un riferimento al, agli autori che oggi, e, e invece eh, gli autori che cita io ho cercato di guardare tutti gli autori citati: eh, eh, Ernest Renan, Friedrich Nietzsche, Loisy, Rudolf Bullmann, grandi autori, ma sono autori del, dell'Ottocento del primo novecento tutti i nati dell'Ottocento, vedo l'altro. E so, e sono, sono autori dell'ottocento del primo novecento cioè eh, sono autori che eh, hanno rappresentato un enorme, ripeto esattamente come la tesi che propone dell'uomo che inventò eh, Paolo ebbe senza quell'epoca eh, ebbe senza quell'epoca e eh, quindi è logico che ci si trovano poi questi, però eh, noi siamo andati avanti è un secolo di ricerca su Paolo che Il ha, più recente è citato ha... è Den Brown, la cosa mi preoccupa un po'. Sì, è cita sono citati, poi sono citati Amos Oz, è citato Don Brown. Eh, ripeto, questi sono autori, scrittori, sono, non sono certamente delle, delle, degli specialisti. Eh, quindi, diciamo, più che in quello che dice, la mia obiezione di fondo è per quello che non dice. Praticamente uno leggendo il suo libro non ha solamente idea di quella che è la, è la critica contemporanea, quello che è il dibattito contemporaneo su Paolo. Non ha alcuna possibilità di avere, non soltanto autori eh, in lingua inglese o francese o tedesca, ma anche autori in lingua italiana, sono completamente in, ignorati e, e, ripeto, si, ci, ci, io da un giornalista mi aspetto da un critico interno mi, mi aspetterei come da Wilson che ci facesse guardare avanti, che ci aprisse dei nuovi orizzonti, che ci aprisse la mente a nuove idee che oggi sono ristrette, eh, in un, che sono oggi patrimonio soltanto di un ristretto numero di specialisti. Magari mi sarei anche aspettati degli eccessi sensazionalistici in questa direzione, eh, Paolo, eh, eh, Paolo non è mai stato ebreo, non è mai stato cristiano, eh, Paolo l'ebreo che non si è mai convertito, eh, eh, Paolo l'ebreo Insomma, se voleva sparare le grosse aveva, aveva materiale. Capisco, ecco, io capisco, cioè, eh, in fondo sono cose che anche attraggono il pubblico, e sarebbe stato anche diciamo poi ci sarebbe ci sarebbe discusso anche su quello però diciamo eh, perlomeno ci avrebbe proiettato di fronte eh, a certe prospettive nuove ci avrebbe aiutato un pochino a sprovincializzare il dibattito odierno in Italia su Paolo che è rimasto molto indietro anche in ambito specialistico lo dico eh, eh perlomeno riagganciandosi a quello che, è, sta, che, è, che ha pubblicato già diversi anni fa eh, Mauro Pesce o altri autori in Italia. Cioè, questo è quello che mi sarei aspettato, quello che, che avrei voluto vedere eh, in, in questo libro. Invece ci riporta indietro e riportandoci indietro, e questa è la cosa che, ripeto, è una tesi legittima, è una tesi vecchia e va bene. Quello che un pochino mi lascia un po' più perplesso è che, che accanto a riprendere questa tesi viene ripreso anche un linguaggio eh, che secondo me non dovrebbe essere più usato. Insomma, ci sono degli, degli, degli elementi, eh, per esempio il discorso eh, esempio... della nascita dell'ebraismo come... come eh, un superamento, come opposizione il fatto che Paolo dovesse sconfiggere eh, l'ebraismo. Se magari fa vedere la scheda 17, volevo soltanto far vedere una citazione al libro di, di Augers. Non è che voglio, tra virgolette, condannare il testo semplicemente per un paragrafo, ma eh, se puoi farmi vedere, quando parla di lui dice che praticamente, e ripeto, è una tesi vecchia, è una tesi addirittura va. Eh, Risale alla scuola Tubinga del con Bauer nel, nel 1800 il fatto che l'opposizione tra Giacomo e Paolo sia l'opposizione tra i filo-giudaici e gli anti-giudaici, cioè Paolo è colui che emancipa il cristianesimo dal, dall'ebraismo e Giacomo diventa colui che invece... Eh, ora, questa è, ripeto, è una tesi con un'altra, però... Nel modo nel momento in cui presentarla, cui va presentata, va anche presentata non in termini, eh, diciamo così, eh, polemici o negativi, che non appartengono più alla cultura post olocausto e, alla, e neppure alla teologia post-conciliare. Ecco, vi volevo leggere questo passo, volevo vedere scritto qui: parla di Giacomo, il fratello di Gesù. E capo della comunità di Gerusalemme, benissimo, però quando lo si rifinisce come un bigotto, attento alle formalità, fedele alle vecchie pratiche di devozione, la paccottiglia giudaica che Gesù voleva innovare, che suo fratello si accanisce invece a tenere in vita, allontanando chi gli rifiuta obbedienza. Giacomo chiude le porte a chi cerchi dall'esterno di violare o anche solo di attenuare la veneranda nobiltà del rispetto formale dei precetti siamo tornati al linguaggio anti-giudaico pre -conciliare. sembra di leggere la, la vita di cristi di giovanni papini scritta negli anni venti quando quando August dice che, che eh, Paolo la famiglia di Paolo era farisaica come lo erano tutte le buone famiglie delle giude ebrei dell'epoca eh, ma chi lo dice? Cioè, eh, dal punto di vista storico, questo riflette il pregiudizio del, dei farisei ipocriti e, e conservatori. Ma il fariseismo era un, un movimento innovatore, un movimento eh, riformatore a pari di quello cristiano. Non era quel movimento di, 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 di ipocriti conservatori che viene presentato dal, 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 dal pregiudizio cristiano antigiudaico eh, eh, la maggioranza delle popolazioni degli ebrei al tempo a, a tarso non erano comprese le buone famiglie non erano eh, farisae erano giudeo elleniste quello era il, la forma di giudaismo delle famiglie bene eh, della diaspora non il fariseismo che era un movimento assolutamente minoritario nella, nella diaspora eh, se vogliamo il fatto che Paolo diventò eh, aderì al fariseismo e addirittura, secondo Atti, andò a studiare a, Camalie, a Gerusalemme con Camaliele, eh, magari indica l'indole di Paolo portata verso il radicalismo, eh, portata verso posizioni estreme, non certo eh, l'adeguarsi a quello che era il conformismo. Eh, giudaico nell'epoca e poi paccottiglia giudaica è un termine pesante anche perché per, eh, per ci mancava per solo ebreo, per gli ebrei, ecco per, per un giudaico. ebreo è il centro: quella paccottiglia è il centro della, della sua fede. Cioè, questo non bisognerebbe, ricor questo bisognerebbe ricordarselo eh, eh, nel momento in cui si scrivono queste cose, perlomeno, evitare eh, di, di esprimersi con questo linguaggio che non soltanto è un linguaggio. Dal punto di vista accademico vecchio, ma un linguaggio anche eh, vecchio dal punto di vista eh, teologico e dei rapporti tra ebrei e cristiani, soprattutto è un, è, un, è un linguaggio che ci riporta ad un'epoca che si pensava fortunatamente morta e sepolto dopo. Ora sono cadute di, di, di eh, involontarie, cioè nel senso, non dobbiamo dargli nemmeno quel, quel Non l'ha fatto peso. con cattiveria. Dice. Eh, diciamo, sono, cadute, sono cadute però insomma eh, ripeto secondo me secondo me eh, non è tanto eh, ripeto mi dispiace anche dire queste cose eh, sono onesto non è tanto una critica a quello che ha scritto ma soprattutto è, è stata un'occasione persa considerando l'ignoranza che c'è in Italia riguardo alla figura di Paolo il pubblico italiano meritava qualcosa di migliore da, dal punto di vista di qualcuno che ha la possibilità. Eh, I mezzi di accesso, al, 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 ai media, eh, che nessuno studioso avrà mai, nessuno. Ma non perché noi non ci sappiamo fare, ecco. Io ho sentito dire nei media che eh, voi siete gelosi perché lui vede migliaia di copie e voi no, eh, ma. Eh, noi dobbiamo rimanere molto seri, molto attaccati al cioè non possiamo scrivere, uno studioso non potrà mai scrivere un'opera che raggiunge eh, il pubblico a questi livelli. Certo, possiamo scrivere delle Cioè quindi a maggior livelli. ragione chiediamo responsabilità ai divulgatori, ai bravi scrittori nel fare quello che mestiere. volevo dire è questo, noi abbiamo bisogno di voi. E Soffriamo anche della mancanza di buoni divulgatori, perché in mancanza di buoni divulgatori, ci sono gli pseudo degli pseudo studiosi che scrivono dei libri eh, che sembrano scritti da studiosi, ma che in realtà sono scritti da non specialisti che, però, si esprimono poi con un linguaggio pseudoscientifico e al tempo stesso con un sensazionalismo. Di tipo giornalistico i quali loro si sì, vendono eh, migliaia ma uno studioso non può uno studioso non può eh, cedere a questo tipo di compromessi uno studioso deve scrivere le opere non è questa la nostra missione la nostra missione degli studiosi è quella di ricercare le fonti di esprimere quindi anche di fare un discorso che tante volte è un po' difficile è complicato eh, non lo vorremmo rendere, rendere fruibile, eccetera, ma per questo abbiamo bisogno di critici letterari, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di un Piero Angela, abbiamo bisogno di un Corrado Augus eh, nei suoi momenti migliori. Noi abbiamo bisogno di persone anche un po' così. di Bella Prof, dai. Come? Sì, anche un po' voi fate, eh, e altri fanno, fate un, un lavoro eccellente sul. sul eh, sul, sui social, su YouTube, eccetera. Ora mi riferivo più a, agli aspetti giornalistici del, o della televisione eh, eh, che raggiungono, certo, un grande pubblico. Ora, io non credo che si sia fatto un grande servizio al pubblico italiano presentandoli co, quasi come nuova e provocatoria una tesi che è vecchissima e che, fra l'altro, è problematica. Problematica perché ci riporta indietro a un certo modello di rapporti, per esempio tra ebrei e cristiani, che è del tutto superato, e perché non ci aiuta a guardare avanti. Quindi, io direi: io dico, chi ha la possibilità di raggiungere un, un nucleo, un numero eh, eh, così ampio di persone? Eh, te fai un lavoro. Eh, eccellente su, 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 sul, su YouTube vedo sono migliaia e migliaia di persone che ti seguono con grande fedeltà eh, magari ci fossero al, anche altre persone come ripeto, come ci sono stati Allora, e visto che anche... mi sto facendo uno spot, interrompo un, attimo, interrompo un attimo il flusso per dire che la settimana prossima sarà ospite il Rabbino di Segni, il Rabbino Capo di Roma con cui parleremo del libro di Esther e del corrispondente trattato del Talmud che è un argomento secondo me molto molto interessante chiusa la pubblicità andiamo avanti perché, perché libri importanti escono e, e una persona, una persona che si distingue come divulgatore è quella che è capace di capire l'importanza del, del, di un prodotto che magari ha una sua importanza, una sua diffusione è conosciuto in ambito in ambito accademico o di alcune tendenze importanti ripeto, ho fatto prima il caso di Wilson perché veramente è esemplare perché in quel caso lì lui ha fatto quello lui ha trasformato la scoperta del manoscritti del non è morto da una cosa che si conosceva in pochi archeologi e addetti a lavori in un fenomeno di massa che, è tu, che tuttora, tuttora i manoscritti del non è morto sono conosciuti e sono conosciuti molto spesso eh, in una forma aggiornata, ecco. Eh, quindi io avrei sperato che anche su Paolo eh, si potesse. Eh, invece, ci troviamo qui in una situazione strana, cioè un, 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 un uno studioso come me che si trova a dover eh, eh, parlare. Quindi te, voglio te, dire, se, per riassumere un pochino, cioè, se volete davvero aggiornarvi sul dibattito su Paolo oggi, leggete Mauro Pesce o Gabriele Boccaccini, se volete essere aggiornati eh, sul è dibattito. Quello, è in quello, quello, italiano. È in italiano. In italiano è quello di più aggiornato. Però tenete presente che questi sono autori, non sono giornalisti, cioè, queste sono opere... Accademiche, eh, devo dire, eh, io parlo, posso parlare per me, insomma, parlo dell'opera di Pesce, è scritta in una maniera eh, accessibile al, al, al pubblico per quello che riguarda, eh, però sono opere accademiche e, e sono le uniche, diciamo così, che in questa forma sono presenti, sono presenti al, al o perlomeno rappresentano quelle dove uno può trovare. Ripeto, questo non vuol dire che io sto facendo, eh, dicendo che le tesi proposte da me o da rovesce, sono il Vangelo che deve sostituire quello di Paolo. Ovviamente sono tesi discutibili, sono tesi quello che vi pare, però rappresentano quello di cui si sta oggi parlando, quello di cui oggi si sta parlando e non quello di cui si parlava un secolo fa ecco, tutto qui, eh, ripeto, ecco, questa perlomeno c'è una convergenza, per esempio, che io trovo molto importante, molto interessante, oggi, tra il mondo accademico e il mondo, per esempio, teologico, su Paolo, di cercare di superare la vecchia impronta eh, sostituzionistica, il supersessionismo cristiano, ecco, di... Eh, del fatto che per proclamare la validità del, di Gesù Paolo dovesse per forza parlare male dell'ebraismo. <ride> ecco, non c'è bisogno per parlare, ecco, quello che volevo dire è questo, che non c'è bisogno per parlare bene di Gesù di parlare male degli ebrei. Ecco, eh, Questa è un'acquisizione che vale comunque, insomma, indipendentemente è... dalle proprie posizioni nel esatto. dibattito su Paolo. Poi, logicamente, il dibattito che oggi c'è è... è nella direttura di Paolo all'interno del giudaismo del secondo secolo. Che ripeto, non vuol dire che Paolo diceva le cose che tutti gli ebrei eh, dicevano a quel tempo e che Paolo non fosse un seguace di Gesù, eh, e che Paolo non avesse alcun riferimento alla, a Gesù come, come eh, salvatore del, 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 del mondo, o, al, o, o rinnegasse la giustificazione per fede, cioè non è, non è quello di cui si sta parlando. Ovviamente quello che, che interessa oggi al dibattito di su Paolo è essenzialmente eh, con, quali, con quali forme di giudaismo Paolo fosse più vicino. Infatti ci sono diversità di opinioni. Io per esempio ho, me, metto molto l'accento sul legame di Paolo con le correnti apocalittiche. Eh, Enochiche, per esempio, del, de, con cui Paolo mi sembra condividesse alcune grandi tematiche, come eh, il problema dell'origine del male, la necessità di un, di un intervento salvifico di Dio eh, che viene a eh, controbilanciare, diciamo, il, il peccato di Adamo. Ci sono altri che invece inseriscono Paolo più in un'ottica farisaica. Eh, quindi come una variante del sistema farisaico, la discussione è aperta non è quello il problema non è quello il problema, ripeto il problema è discutiamo di, quello, di quei problemi che abbiamo noi oggi, non perdiamo tempo a discutere cose che avevano un loro senso e ripeto lo avevano cento anni fa quando si trattava di dire guardate che il Gesù proclamato dai primi cristiani non è esattamente quello che Gesù ha, ha, ha proclamato perché è uno sviluppo di quello che Gesù ha, ha proclamato e anche quando uno voglia affermare che Gesù è il fondatore del cristianesimo è, è colui che mette in moto un processo che poi ha tanti madri e tanti padri <ride> o tanti collaboratori se volete eh, perché la fede di Gesù si trasforma nella fede su Gesù. Ma non è qualcosa allora, che una singola ha inventato. Allora, Gabriele, qui volevo un po' eh, anche dare spazio alle domande che abbiamo. E quindi, siccome ce ne sono tantissime, io non vorrei perdermi, eh, però sarà un po' inevitabile, le migliori. Allora, c'è per esempio Salvatore... Che domanda credo dice salvatore che la novità di paolo sia essenzialmente l'apertura al mondo pagano mi chiedo quanto in questo processo giochi la lingua greca rispetto all'ebraica sono due domande in una e questo, è un, questo è un problema è vero è vero nel senso che paolo è, è colui che prima di ogni altro si pone eh, o meglio più di ogni altro direi meglio più di un altro si pone il problema del dell'allargamento dell'annuncio dell cristiano ai non ebrei. Però dovete, dobbiamo tenere presente due cose importanti. Paolo non è il primo ebreo che diffonde l'annuncio della regione di Israele a non ebrei. Prima di Paolo e prima dei cristiani già il giudaismo ellenistico eh, diffondeva il proprio verbo tra i gentili ed accoglieva gentili nelle proprie comunità come timorati di Dio. Quindi non pensiamo al cristianesimo come il primo movimento giudaico che si apre ai gentili, perché non è vero. Anzi, il cristianesimo sarà molto debitore al giudaismo ellenistico nelle forme in cui si approccia ai gentili. Secondo, Paolo non fu nemmeno il primo cristiano a battezzare gentili. Cioè, teniamolo presente, eh? cioè, non è che Paolo inventa il battesimo ai gentili, eh, Paolo quando Paolo predica erano già di molti anni che i gentili venivano battezzati, certo Paolo si distingue per l'enfasi con la quale e con la radicalità con la quale egli pone il problema dell'inclusione dei gentili e soprattutto afferma che il messaggio è Gesuano è annunciato in ugual misura ebrei e non ebrei, e afferma che i non ebrei non devono diventare ebrei, non devono circoncidersi, non devono essere soggetti alla legge alla legge mosaica, in, 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 per essere inclusi nel popolo di Dio. Quindi è una prospettiva di inclusione paritetica nel popolo di Dio. Eh, eh, che ovviamente ha un'enfasi maggiore che negli altri esponenti cristiani dell'epoca. Quanto ha giocato la lingua greca? Il fatto certamente che, che Paolo fosse bilingue ha aiutato certamente, direi non soltanto il fatto che fosse bilingue, ma, ma anche il fatto che fosse cittadino romano e anche il fatto che lui fosse parte di quella cultura ebraica, ellenistica e urbana, eh? bilingue. Che lo mette in una condizione estremamente di superiorità rispetto a, 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 a quello che Gesù e i suoi apostoli avevano potuto fare, i quali vivevano in una piccola provincia della, della Palestina, non erano bilingui e non erano mai vissuti in grandi città. C'è una domanda di mimologico che propone, ma Paolo dice che la legge è diventata come spazzatura per lui, come si fa a dire che Non rinneghi la legge? Come si spiega? Questa non è questa non è una citazione a Paolo. Questo è quello che si pensa che Paolo dica perché Paolo non dice che la legge è diventata spazzatura. Paolo dice tutto quello che io pensavo prima è diventato spazzatura. Non la legge. Paolo dice che tutto quello che lui riteneva il suo modo di intendere il giudaismo prima del suo incontro con il Cristo risorto lui non lo considera più valido. Questo è quello cioè. Quando si parla che della vocazione di Paolo, eh, noi, la si vede, noi la si vede, come una conversione. Paolo era un ebreo, diventa un cristiano. Ma il cristianesimo non esiste una religione, non esisteva una religione separata dall'ebraismo. Dall quindi esisteva come movimento. Quindi Paolo, dall'essere membro di un movimento giudaico, quello farisaico, diventa membro di un altro movimento. Quindi tutto quello che lui prima riteneva come fondamentale nel suo modo di vivere il giudaismo, ora non lo considera più così importante, anzi lo considera spazzatura, perché il suo modo di intendere il giudaismo è completamente cambiato. Ma vedete come cambia radicalmente la prospettiva su Paolo se noi pensiamo come è così com'era, che Paolo era un ebreo Paolo è come un... Ma anche se leggiamo un, attentamente... Un, ...è un prodosso eh. che diventa riformato o viceversa, tutto quello che faceva prima per lui, per lui non ha più senso. Cioè, è, o come un, 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 un cattolico che diventa protestante e che dice tutto quello che facevo prima, io prima facevo le orazioni alla, alla Vergine Maria, prima facevo le adorazioni al Santissimo, ora tutte queste pratiche per me sono spazzature. Bene, e allora... Cioè non, non, non dobbiamo far dire a Paolo quello che non dice. C'è Roberta che invece domanda, se ho capito bene, Paolo non chiede la circoncisione ai pagani per non immettere nel popolo ebraico chi non era ebreo. Dunque, Paolo ritiene che i gentili sono inclusi, innestati nell'olivo di Israele, senza dover diventare senza dover circoncidersi. E questo è il discorso. Paolo è antiproselita. Paolo non dice, voi dovete diventare ebrei per diventare parte del popolo di Dio. Paolo dice, voi diventate spiritualmente ebrei senza diventarlo nella carne, senza circoncidersi. E poi lui dice che il messaggio di giustificazione per fede, cioè il, il messaggio di salvezza, di, di perdono dei peccati, e di liberazione dal potere del male che lui annuncia e che lui considera la grazia più grande. Lui dice addirittura che lui ritiene che il suo ministero sia superiore a quello di Mosè. Cioè, lui ritiene che questo messaggio che lui ritiene sia il summo della rivelazione, però. Lui dice che questo messaggio è rivolto sia, alle sia al, al, al popolo ebraico, alle pecore perdute del popolo Israele, sia alle pecore perdute tra le nazioni, e che non è necessario indipendentemente dal fatto che una persona obbedisca o meno alla legge. Il pagano non, non è tenuto a obbedire alla legge mosaica. E nel momento in cui si battesima non è tenuto a diventare a circoncidersi e a seguire i comandamenti della legge Mosaica. Questo Paolo è chiarissimo, anzi, si oppone estremamente nei confronti di chi vorrebbe invece che l'innesto dei, gen, dei gentili attraver, avvenisse attraverso una conversione eh, sancita dalla, dalla circoncisione. Allora c'è invece Paola Brunazzi che fa uh, due domande in una. Nel discorso, di Paolo a Mileto, nel discorso di Paolo a Mileto, Paolo sottolinea di essere servo di Gesù Cristo, che quindi trasmette fedelmente ciò che ha ricevuto. Però lei parlava di una creatività di Paolo e continua. Possiamo dire che Paolo dà un contributo nel riconoscimento che la Torah è diventata Gesù Cristo? e quindi Gesù Cristo ha preso il posto diciamo in un certo senso della Torah, Paolo è un seguace di Gesù e quindi è un servo di Gesù Cristo Questo, la religione di, a, cui pa, a cui diciamo eh, per, per, per Paolo eh, il movimento a cui, cui lui aderisce è il movimento che ha al centro la fede in Gesù nel Gesù di un teologo risponderebbe eh, Paolo è fedele al Gesù risorto, non al Gesù storico. Il fondamento del, del, il fondamento del cristianesimo, l'origine del cristianesimo è la risurrezione di Gesù Cristo, è l'esperienza del Gesù risorto. Eh, questo era il grosso punto che faceva anche Bultmann, no? che eh, sì, è importante studiare il Gesù storico, ma teniamo presente che la fede cristiana è una fede su Gesù e questa quindi ha il suo fondamento nel nel, nel nel Gesù, nel Gesù risorto. Ovviamente questa fede su Gesù poi dopo acquista dei caratteri nuovi, diversi, viene specificata, no, non è che eh, il cristianesimo sia quello che, che Gesù dia una, una, abbia dato un'istruzione su, su come si doveva strutturare la sua comunità dopo la sua morte in tutti i suoi dettagli e anche la teologia cristiana conosce duemila anni di sviluppo quindi non è che sia una teologia rimasta un messaggio rimasto immutato certo, è un messaggio che si fonda sulla fede in Gesù, sulla fede in Gesù nel Gesù risorto nel Gesù come Salvatore, nel Gesù come Messia, ecco questo, questo sì non direi che c'è il discorso della Torah è diventata Gesù Cristo, perché questo non, non viene detto in, in Paolo, che c'è un'identificazione della Torah che Gesù Cristo ha. verrà detto più tardi, ma eh, eh, non è il centro del, 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 del pensiero. Credo sia una tesi un pochino più giovanea, se non sbaglio. Sì, ma a parte che poi i cristiani affrontano più un'identificazione di, di, di Gesù con il logos o la sapienza più che con la legge. Cioè, è più un discorso parallelo. Il giudaismo rabbinico identificherà la, la, la legge con la sapienza e il cristianesimo identificherà Gesù con la sapienza. Cioè il punto di origine comune è più il concetto di sapienza che viene, viene sviluppato in maniera diversa nelle due tradizioni. E se uno poi dice Ma Gesù, nel, ma, ma, ma Gesù Cristo, mh, prende il posto eh, che nel giudaismo rabbinico ha la Torah. Ha una, una, una certa verità, certo, prenderà, avrà un posto simile. Ecco. però diciamo che mh, dipende, cioè, questa è un'ottica abbastanza sostitutiva. Nel giudaismo, la Torah era al centro, poi arrivano i cristiani che ci mettono Gesù e quindi eh, met, sostituiscono la Torah, la buttano via per quella. Ora. Personalmente io non penso che questo fosse il pensiero di Paolo. Per Paolo la Torah ha un suo ruolo, continua ad avere un suo ruolo. Eh, Gesù è il fine della Torah, quindi Gesù ha una, la Torah ha una funzione preparatoria, ma anche una funzione che eh, continua per quelli che sono circoncisi. Infatti, ripeto, a meno che gli atti Apostoli sballassero in, 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 eh, completamente, ma gli atti Apostoli. Quando, quando affermano il principio che Paolo, quando dicono che c'erano persone che affermavano che Paolo avesse, volesse abolire Mosè e i profeti e la legge, eh, gli Atti Apostolo lo presentano come un, 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 una calunnia, allora c'è Ale che domanda se 1, Tessalonicesi 2, 15, 16 è un'interpolazione. Te lo leggo. I quali hanno perfino messo a morte il Signore Gesù e i profeti hanno perseguitato anche noi, essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendo a noi di predicare ai pagani perché possono essere salvati, in tal modo essi colmano la misura dei loro peccati, ma ormai Lira è arrivata al colmo sul loro capo con chi ce l'ha, Paolo qui, ecco qui certamente ce l'ha. A parte che lui ce l'ha con i giudai che noi traduciamo di eh, ebrei che in realtà sono un gruppo di ebrei, cioè lui se la rifà con. A parte che questo è il linguaggio che veniva usato anche dalla diaspora, eh, spesso nei confronti degli ebrei della, della Palestina, o certi ebrei della Palestina. Cioè, stiamo attenti a non, a non... Cioè, quando gli ebrei litigavano tra loro, usavano questi termini? Giudei. Giudei. Eh, eh, eh. Non lo so, se voi avete gli amici musulmani, qualche volta il termine arabo... È usato dai dal turchi o dagli iraniani come termine dispreciativo eh? e gli arabi gli arabi ci l'hanno con noi ecco eh, perché i turchi e gli iraniani non sono arabi eh, anche se sono islamici cioè bisogna un pochino eh, lo so che tante volte questi testi ormai li abbiamo sentiti e risentiti e riletti tante volte, ma li leggiamo alla luce di certe precognizioni, diciamo, preconoscenze, che addirittura ci distorgono il significato. Persino Giovanni, quando parla del, del, dei giudei, degli judaioi, non parla degli ebrei, parla di una categoria fra di loro perché il termine generale che usate, usato e che anche Paolo usa è Israele. È il, il, cioè noi, noi usiamo il termine giudeo, il termine ebreo, per indicare tutti i componenti del popolo di Israele. In realtà, al tempo di Paolo, si distingueva tra Israele, quelli che per noi sono gli ebrei, il popolo di Israele, che, ripeto, il termine giudeo, giudeo poi in realtà vuol dire abitante della Giudea, allora, anche per eh, gli ebrei della diaspora non erano giudei, per esempio, <ride> capito? cioè, bisogna, bisogna un pochino eh, chiarirsi anche su questi temi. Lo so che è complicato, ma tante volte leggere il testo così com'è, in realtà è fuorviante perché ce lo fa leggere nel nostro contesto e non nel contesto in cui è stato scritto. Esattamente, esattamente. Allora, eh, non è che la lettura letteraria ci, ci rende... Tra l'altro, in che lingua? Leggiamo in, questo, in italiano, in inglese, non è scritto in, questi, in queste lingue. Se ne abbiamo leggerlo, ovviamente, leggerlo nel testo... E nelle... Allora, si scopre che tante volte dei termini che per noi hanno un certo significato, non avevano allora questo significato. Eh, certo che certo che, il, che Paolo e non solo Paolo eh, ce l'avevano con quei cattivoni di giudei che avevano fatto fuori Gesù e, e, e che li opprimevano ma c'erano tanti ebrei che ce l'avevano con quei cattivoni di giudei a quel tempo eh, cioè eh sì. non scambiamo quello che era un dibattito anche molto eh, acceso anche molto polemico di ebrei contro altri ebrei, di, diciamo, allora meglio, di membri del popolo Israele contro altri membri del popolo Israele, anche, anche, anche Giovanni fa una distinzione tra i veri israeliti e i giudei, cioè, e, e allora no, qui credete, nella, tu... nella domanda, sì, è Nella domanda di Massimo Pellecchia. Vedo ancora diciamo un po' il solito problema. Massimo dice, il nodo sembrerebbe essere questo, bisogna considerare il cristianesimo e il giudaismo siano l'una l'evoluzione dell'altra, qui c'è il problema sempre di considerare il giudaismo antico e quello attuale, perché noi quando parliamo di giudaismo spesso pensiamo al giudaismo rabbinico, invece sono due tradizioni parallele, no? mi confermi questo? Sì, sì confermo, confermo esattamente, dipende da cosa si intende per il giudaismo. Se un se uno dice il cristianesimo è un'evoluzione un della religione israele dell'antica religione israele d'accordo, anche il giudaismo anche l'ebraismo come conosciamo noi adesso è un'evoluzione dell'antica dell religione israele cioè il cristianesimo così com'è non, non deriva dalla religione ebraica così come noi la conosciamo cioè quando, quando io spero che tanti di voi lo facciano quando noi voi andate a, a eh, anche se non siete ebrei, eh, siete invitati da qualche famiglia ebraica al, al sede pasquale, non state facendo quello che Gesù faceva. Il sede pasquale è un rituale del giudaismo rabbinico, è un rituale del secondo tempio. In la regione di Israele al tempo di Gesù era una regione in cui al centro era il tempio, l'autorità del sacerdozio, avevano una pluralità di gruppi, eccetera. Da questo mondo così pluralistico, così diverso, così vivace, emergono poi delle tradizioni che noi chiamiamo proto cristiane o proto rabbini che poi daranno, daranno eh, origine a quelle due religioni tra loro distinte e autonome che chiamiamo giudaismo e cristianesimo. Quindi se proprio non, non, non vogliamo... per me per esempio mh, eh, Paolo è un proto cristiano. Eh, qui magari qui mi, rifaccio, mi rifaccio al, al, al linguaggio di, 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 di Pesce, cioè se il cristianesimo non può essere definito tale fino al, al III secolo, IV secolo, eccetera, allora quelli che vengono prima sono, sono dei movimenti proto cristiani, eh, che poi daranno luogo a un, a, a un. così come ci sono i movimenti proto, proto rabbinici. Eh, eh, logicamente c'è una discussione molto forte tra, tra studiosi su quale sia il livello di continuità e discontinuità eh, nelle varie fasi del, del cristianesimo. Il Gesù storico non è la stessa cosa del Gesù risorto, cioè del Gesù che è proclamato dai primi cristiani, Paolo non è la stessa cosa del Gesù che è proclamato dai primi, dai primi cristiani di Gerusalemme. Giovanni non è la stessa cosa, <ride> o i sinottici Giovanni non sono la stessa cosa, il eh, Giustino non è la stessa cosa, ma sono tutti elementi di un processo che poi porterà a, eh, a quello che noi chiamiamo cristianesimo, eh, così come. Eh, Abbiamo all'interno del giudaismo l'emergere di tendenze, di, di figure, di testi proto-rabbinici proto che porteranno poi allo sviluppo quel, di quello che noi chiamiamo la tradizione dell'ebraismo odierno, il giudaismo rabbino. Marco Bone, Bonesini. Uh, dice prof come l'esegesi teologica delle chiese sta recependo le acquisizioni delle attuali linee di ricerca storica su Paolo superando il debito storico verso Agostino e il dibattito della riforma questa è una domanda un po' più teologica secondo te Gabriele è interessante perché eh, può essere un'ironia ma io devo dire che onestamente che il dibattito teologico odierno almeno nella chiesa cattolica eh, perché poi ci sono Chiese fondamentaliste dove fondamentaliste, dove siamo ancora al medioevo, eh. ma per esempio, è molto più avanzato di quello che, che ci presenta Ageas nel suo libro: cioè, è un'ironia, se volete, è un paradosso. Ma c'è uno sforzo sincero di recepire di recepire, per esempio, la New Perspective di Paolo cioè, di, di, di intendere la novità cristiana o la posizione cristiana non in termini di opposizione al, al uh, giudaismo ma in termini eh, di dialogo con il giudaismo di oggi quindi c'è un, uno sforzo sincero eh, che viene portato avanti dal ora io parlo per la per la chiesa cattolica che vedo portato avanti dalla chiesa cattolica e anche da altre chiese eh, Protestanti, soprattutto quelle di matrice storica, qui, qui in Italia, la chiesa valdese metodista, la chiesa luterana, i quali sono molto avanti su questo tema. La nuova frontiera oggi dal punto di vista teologico è il nodo sostitutivo. È mm. il nodo sostitutivo, la teologia della sostituzione, cioè l'idea che ancora, cioè il nodo che rimane ancora irrisolto del rapporto tra l'alleanza in Gesù e l'alleanza sinaitica. Paradossalmente, la teologia cristiana è più in avanti rispetto alla, alla legge naturale, perché per esempio la teologia cristiana ha sempre ammesso che una persona che eh, senza saperlo, senza essere a conoscenza del messaggio cristiano, segua la legge di coscienza, la legge naturale, in qualche maniera senza volerlo è un cristiano anonimo. Queste cose sono state dette. Ecco. Ma il problema riguarda eh, con gli ebrei è più complicato, perché l'assunto eh, è che gli ebrei sanno la verità, ma la rifiutano coscientemente, che è veramente un'idea molto crudele, molto, molto tragica, che ha eh, fondato secoli e secoli di pregiudizio, di colpevolezza. cioè La colpevolezza ebraica, dal punto di vista della teologia tradizionale cristiana, è che mentre i pagani non conoscono Gesù e quindi possono essere oggetto della sua misericordia anche nella loro ignoranza, gli ebrei sono doppiamente colpevoli perché sanno. Ma rifiutano coscientemente il messaggio di Gesù, anche se sanno che è vero, e quindi sono colpevoli. Ora, questo discorso nella teologia cristiana, nella teologia cattolica, nella teologia delle, delle chiese protestanti storiche, è largamente ormai superato, almeno in termini di linguaggio, anche se rimane molto presente nell'opinione pubblica, fortunatamente e una delle mie preoccupazioni sul libro di Augers è che ora anche tanti laici illuminati condivideranno la stessa idea sì, terribile <ride> e terribile. È sicuramente è una cosa che mi è un pochino difficile di perdonare a, a, ad Augers mi dispiace, ma questo mi è un pochino più difficile Giovanni Liotta fa una domanda molto raffinata. Il cristianesimo annunciato da Paolo, ovvero rivolto ai gentili, lo si potrebbe definire come una sorta di noachismo messianico centrato su Gesù? Allora, eh, questa è un'idea un um, che teologicamente può avere un senso. Teniamo presente che l'idea del noachismo è successiva all'epoca di Paolo. Paolo non la conosce, perché è un'idea rabbinica. Eh, che deriva dall'idea che la legge naturale si identifica con la legge che fu data da Noè do, a, a, da Dio a Noè dopo il diluvio quindi è parte della Torah. In questo modo il, la tradizione ebraica è stata capace di includere, non di escludere, di includere la legge naturale. Infatti, dal punto di vista ebraico è più semplice riconoscere la salvezza al di fuori dei confini di Israele. Noi, noi accusiamo sempre gli ebrei. Essere anche Auguste nel suo libro eh, di essere un popolo particolaristico esclusivo eh, che non vuole aprirsi al, agli altri. Guardate che tradizionalmente l'ebraismo è, è molto più aperto di quanto sia stato il cristianesimo. È vero che l'ebraismo non accetta con facilità il proselitismo, cioè il diventare ebrei, ma non ha assolutamente problemi a riconoscere la salvezza al di fuori dei confini israeli. L'ebraismo non ha mai detto che soltanto chi obbedisce alla legge sarà salvato, anche perché la legge mosaica è stata data solo agli ebrei, mentre invece a tutto il mondo è stata data la legge naturale, che nell'ebraismo viene identificata con la legge noachica. Quindi la Torah, un ebreo dice che la Torah è l'unica e inclusiva via di salvezza, perché la Torah include sia la Torah mosaica, sia la legge mosaica, che la legge naturale. Paolo non parla di neoachismo perché non lo conosceva, Paolo parla di, di legge naturale e annuncia sì, una via di salvezza che però è anche diversa dalla, 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 dalla legge naturale e dalla legge mosaica, che è la giustificazione in Cristo, questo dono di giustificazione che viene data anche ai gentili. Pur non abrogando la legge naturale e la legge mosaica, questa almeno è la mia interpretazione, pur non abrogando la legge naturale e la legge, e la legge mosaica. Cioè io spero, io non sono un teologo, quello che posso soltanto sperare è che, come nell'ebraismo si è arrivato a definire la Torah come via unica e inclusiva di salvezza, io spero tanto che anche. Eh, eh, I teologi cristiani a, arrivino a definire Gesù come l'unica ed inclusiva via di salvezza, invece di presentare la giustificazione per fede come l'unica ed esclusiva via di salvezza. Ed cioè, è scusato, è scusato, è scusato, ma, ma il problema teologico per me è in questi termini, una domanda interessante di Davide, secondo me quali erano i rapporti tra Paolo e la tradizione giovannea, diciamo così? considerando che già quest'ultima sembra dare una lettura della vicenda di Gesù che si avvicina a categorie filosofiche più ellenistiche. Cioè, possiamo intravedere una parentela? Okay. Giovanni, Giovanni viene molto dopo Paolo. Ora, non, non, quali fossero i rapporti di, di Paolo con Giovanni, eh, non lo sappiamo, anzi non ci è detto nulla perché eh, Giovanni è, un, è una persona, è una figura... Mh, Evanescente nel, nel, nei primi decenni della cristiana. Noi parliamo de, possiamo parlare del rapporto della tradizione paolina con la tradizione giovannea La tradizione giovannea è una tradizione che si sviluppa successivamente, anche se riprende molto degli elementi della tradizione paolina. Eh, perché per esempio, è Paolo è il primo che parla di, di Gesù come l'agnello di Dio, eh, che poi diventa un tema fondamentale. Eh, nella tradizione giovannea eh, però eh, la tradizione giovannea così come conosciamo il Vangelo Giovanni eh, eh, è di 50 anni successiva a quella, a quella di, di Paolo e poi è vero anche la questione dell'ellenismo va messo un pochino un pochino più sul cioè non bisogna pensare che c'erano gli ebrei e poi arrivano questi ellenisti cioè l'ellenismo non è qualcosa che è estraneo all'ebraismo l'ellenismo l'ebraismo è l'ebraismo del secondo tempio è una religione ellenistica anche il giudaismo anche il giudaismo rabbinico pensate che il giudaismo rabbinico la mishnah dagli studiosi viene presentata come un trattato aristotelico cioè la mishnah è un trattato aristotelico dal punto di vista filosofico si può dire che i cristiani erano più neoplatonici va benissimo ma il neoplatonismo era già parte della tradizione Ebraica, Nel giudaismo ellenistico era essenzialmente neoplatonico. Quindi questo pensare che c'è una purezza giudaica che poi viene in qualche maniera inquinata dall'ellenismo che, e che quindi il cristianesimo è il risultato di questa corruzione della purità ebraica. Eh, non funziona perché non, non è funziona, così. L'ellenismo, le categorie filosofiche elleniste erano già parte del, del, dei, dei giudaismi del Secondo Tempio, questi sono identificati, e infatti, ah, persino Giuseppe Flavio identifica diverse scuole, diverse denominazioni ebraiche con le, con le tradizionali scuole filosofiche ellenistiche quasi che fossero delle, delle filiali delle scuole filosofiche ateniesi. ecco, eh, da un punto di vista di un non ebreo, eh, certe differenze, diciamo, tra i gruppi giudaici potevano essere intesi non diversamente da come fossero intese le scuole filosofiche, ma così continuarono a fare. Giustino, giustino quando Parla della sua adesione nel dialogo con Trifone, quando parla della sua adesione al, al cristianesimo, e parla che lui prima si, eh, si è fatto discepolo delle altre scuole filosofiche eh, del Platonismo, del, del, del Pitagorismo, eccetera, eccetera, e poi dopo anche della filosofia, cioè quello che noi chiamiamo filosofia, per un antico era una religione, e questi elementi erano pervasivi. Quindi non non pensiamo al, a, al fatto del... Eh, anche Giovanni, lui sì, dice, appare più filosofico, ma Giovanni, il Vangelo Giovanni, si avvicina alla, ai filosofi ellenistici o semplicemente è più vicino al giudaismo ellenistico e quindi mutua dal giudaismo ellenistico queste categorie che a noi appaiono come categorie filosofiche greche, ma che erano già parte del, del giudaismo dell'epoca. Allora ti faccio un'ultima domanda, Gabriele, anche perché il tempo sta passando, ma devo dire che non abbiamo perso quasi per niente gli ascolti. Quindi chiuderei con questa domanda di Enrico che mi sembra interessante. E poi, ovviamente, magari lasciate le domande a commento al video, vediamo se poi il professore Boccaccini. Avrà la bontà di, di rispondere. Comunque Enrico Varesio dice: Mi piace molto l'idea delle tre vie di salvezza di Paolo, ma in che senso l'ultima, la fede in Cristo, assorbe le altre due, la legge mosaica e la legge naturale, dunque, non è la fede in Cristo che assorbe, è Cristo che assorbe le tre vie, inclusa la giustificazione in Cristo, cioè questo vorrei essere chiaro: eh? perché la giustificazione in Cristo. Per Paolo è la via maestra di salvezza. Eh, Gesù è il, è, questa è l'interpretazione di Paolo: Gesù è il messia che è stato sacrificato, che si è sacrificato e che con la sua morte ha donato, ha donato eh, perdono dei peccati e la liberazione dal potere del male. Quindi è un atto di grazia. È la grazia più grande che Dio abbia dato all'uomo. Il perché di questa, di questa, de, della necessità di questo onore di grazia per Paolo deriva proprio da questa sua visione della, della forza del dominio del peccato che richiede un'azione altrettanto decisa e clamorosa da parte di Dio. Ecco. Ora, io ho parlato, nel mio libro io ho parlato delle tre vie di salvezza di Paolo ebreo. Io sono uno storico. Eh, Così faccio pubblicità, questo è il mio libro. <ride> Alla fine del... Ok, ma per scherzo, diciamo così. No, quello che voglio dire è questo. Da un punto di vista di descrizione storica, io ho affermato che Paolo è un ebreo e per un ebreo esistono due vie di salvezza. La via di salvezza che è data dalla Torah di Mosè per gli ebrei e la legge naturale che è data, che poi verrà chiamata legge di Noè, che è, da, che è data per, il, per i genitori. Ancora oggi si parla di giusti fra le nazioni, no? Eh, in ambito ebraico. Sono i non ebrei che compiono per i bene. Quindi esistono due vie di salvezza per un ebreo. Paolo, come ebreo, cresce in questa tradizione. Per lui c'è un'altra via di salvezza che ora si aggiunge, che è quella della giustificazione di fede per coloro che hanno fede in Gesù. Ecco. Eh, ed è un atto di grazia, è un atto di, di grazia, come, come lo è anche la legge naturale, così come lo è anche la legge mosaica, perché anche la legge, la legge naturale e la legge mosaica sono doni di Dio dati agli uomini, eh, a quali si risponde poi con azioni eh, buone. Ecco, per lui questa è la definitiva via di salvezza, la via più grande che è stata data, eh, superiore addirittura alle altre vie. Per, però questa via per Paolo non, non abroga le altre. Si aggiunge che come quando si costruisce, costruisce una autostrada non è che si distruggono le ferrovie e, e le strade provinciali. <ride> Gesù per Paolo è il Messia che è anche colui attraverso, di, attraverso il quale tutte le cose sono state create. Quindi Gesù è anche la legge naturale. E Paolo afferma anche che Gesù è il fine della Torah. Quindi Gesù è anche la Torah. Quindi, un ebreo che segue la Torah o un uomo che segue la legge naturale, anche senza esserne coscienti, segue il Cristo. E quindi il Cristo è per un cristiano e per Paolo l'unica via di salvezza. Ma questa via di salvezza non è esclusiva, ma è inclusiva, perché include sia coloro che sono giustificati per fede, i battezzati, sia coloro che seguono la legge mosaica, sia coloro che seguono con successo la le legge mosaica, compiendo le leggi di, di, di carità, di giustizia, di amore, che sono a fondamento legge mosaica, sia coloro che seguono la legge naturale, non sono coscientemente cristiani, ma anche senza saperlo vivono in Cristo. Perché Cristo non è soltanto la giustificazione, non è soltanto il centro del battesimo, è eh? in Cristo la persona battezzata, eh, muore con Cristo e rivive in cioè, Cristo. Il mistero ma... di Cristo precede la fede in Cristo. Esatto, il mistero di Cristo è anche, anche la Torah è Cristo, anche la legge naturale è Cristo. E quindi Cristo, eh. E credo non si possa dire altrimenti se uno è cristiano, che Cristo è... Lo so, qualcuno ha letto il mio libro e ha detto, eh, ma, ma allora vuol dire che Cristo non è, non è il centro della fede cristiana? Come non è il centro della fede cristiana? Cristo, per Paolo, è il centro della fede cristiana. Cioè, ma non c'è bisogno di escludere la legge naturale o la legge mosaica per affermare la centrale del Cristo. Quindi, la, ripeto, la giustificazione in Cristo non è l'unica ed esclusiva via di salvezza. Cristo. L'unica e inclusiva via il salvezzo. Bene, e io direi che forse possiamo per questa sera chiudere qui. Io ringrazio di cuore um, Gabriele. E, um, ci sarebbero tantissime altre altre domande, però insomma. Dobbiamo veramente eh, darci, darci un limite, se no andiamo avanti qui per ore. Magari inviteremo di nuovo Gabriele qui a partecipare al, al canale. E io approfitto anche per fare un po' di pubblicità. Ci vedremo. Mercoledì prossimo con il rabbino Di Segni. Quindi, se avete domande più sul giudaismo rabbinico, ecco quella sarà l'occasione per poterlo fare. Probabilmente, però, la diretta con il rabbino Di Segni, con il Rabbi Di Segni, dovremmo anticiparla un pochino perché poi lui è impegno il pomeriggio. Quindi, abbiate pazienza. Forse anticiperemo la diretta alle quattro e mezza del pomeriggio. Ma sarà credo molto, molto, molto interessante. Come molto, molto interessante è stata. Questa nostra conversazione con te, grazie, Gabriele. Ci cioè hai veramente grazie, insomma, grazie. messo di fronte a ai una tantissimi, ai tantissimi che ci hanno seguito. Veramente grazie a tutti. Io cercherò anche Bene. di rispondere magari nella, nella chat. Su YouTube, se magari te riporti le domande. Sì, sì, se no, le no, domande questo... di solito vengono poste in commento al video e altre mettete in commento al video lì, allora si può, tutti possono partecipare. Mi farebbe mettere, piacere che anche tu potessi rispondere. Del, se le domande sono state fatte durante la diretta, le vuoi mettere al commento del, del video. Io eh, mi prometto di leggerle tutte di, e di rispondere eh, a tutte. Quindi, mi fai un piacere se se sì, io le, le posso ritrovare sulla, sulla sì, sì, no, ma tanto in, resta in a disposizione di tutti sul canale. Eh, e poi naturalmente sempre, sempre contento di tornare a discutere su queste cose. Se magari una volta vogliamo fare un incontro soltanto grazie. di discussione, eh, eh, molto volentieri. Grazie, Gabriella. Allora, bella a tutti. Alla prossima, ciao.